Oggi parto in quinta, voglio subito dei mi piace, tantissimi mi piace, almeno 2000 like per questo episodio, perché oggi si chiude il mercato, ma oggi possiamo provare a fare qualche trattativa veramente complicata. Sono giunto alla conclusione che sono disposto a cedere Lazzari se questo mi permetterà di arrivare a un giocatore importante come Kingsley Coman, anche se sarà molto complicato. Diciamo che il valore è la metà, quindi il Bayern non ci starà, eh sì, 25 milioni io non ce li ho da dargli, quindi trattativa terminata. Stessa cosa voglio provare a fare per El Shaarawy, anche se anche qua credo proprio che ci sarà da sudare, però Lazzari è un giocatore giovane, in rampa di lancio, che può diventare molto importante e quindi potrebbero essere un po' lungimiranti. Andiamo a vedere se per El Shaarawy possono starci alla pari, ma è difficilissimo. Ah, non sono proprio interessati a Lazzari, gli serve un terzino destro, io non ne ho di terzini destri, mi dispiace, quindi termino la trattativa. Non lo so, mi era venuto questo schizzo, questa idea per capire se si poteva fare qualcosa di abbastanza bello, ma niente, rimarremo così. Andiamo avanti, concludiamo l'ultima giornata di mercato, mancano 10 ore, ma noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e non vedo l'ora di arrivare a Kakà. Il West Bromwich vuole Lazzari, che abbiamo cercato di incastrare in una trattativa, anzi in due trattative ci hanno detto di no, e adesso a 5 ore dalla fine lo vogliono, ma non c'è più tempo. Però per 25 milioni di euro io lo posso cedere, loro ce ne fanno 22 praticamente, io ne voglio 25. Guarda, arrivo al massimo a 24 e mezzo perché poi potrei andare a giocare un attimino su Coman, vediamo se accettano. Ok, l'accettano, non ci posso credere. Probabilmente abbiamo venduto Lazzari, ma non abbiamo tempo per arrivare a Coman, forse. Il Napoli acquista Pedro, manca un'ora e la trattativa si è stoppata. Meno male, perché ero preoccupatissimo di perdere Lazzari e non riuscivo neanche a fare la trattativa per Coman. Non sono riuscito a trovare un accordo. Lazzari ha deciso di finire la stagione in maglia SPAL. E io sono sicuramente felice della sua decisione. Andiamo a giocare con il Cagliari e a prenderci 3 punti che ci servono come il pane. Dobbiamo togliere Musonda dai titolari, purtroppo, perché veramente Musonda stava giocando molto 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 bene. Quagliarella e Musonda sono infortunati e sono praticamente i due giocatori su cui abbiamo fatto il mercato estivo. I titolari sono pronti, hanno riposato perché da un po' che non giocano e quindi andiamo a disintegrare il Cagliari. Dobbiamo vendicarci sul Cagliari perché all'andata ci ha fatto penare con Tosun che le buttava dentro tutte. Ma noi siamo convinti di poter fare la nostra partita, di poterla vincere. Attenzione, Cutrone, vada Risto perché non siamo più quelli dell'andata. Siamo una squadra con più consapevolezza. Boriello, dentro così per Risto, la palla che non passa. Ancora noi, Viviani, può andare all'indietro dal fenomeno acquistato in questa sessione di mercato. Gnoguri vuole puntarlo, non ce la fa. Andy Carroll addirittura. Andy Carroll, João Pedro e Tosun. Cioè questo è il Cagliari della mia PlayStation, nella mia carriera. Un Cagliari fortissimo. E Tosun ci punisce ancora una volta. Io non so cosa gli ho fatto. Io non ti ho mai offeso, Tosun. Perché mi devi sempre fare gol? Perché mi devi sempre disintegrare? Sempre farmi soffrire? Cioè, guarda qua, come se ne va Salomon. Salomon veramente imbarazzante nelle ultime uscite. E poi trova un gran gol, 1-0 Cagliari. Ancora João Pedro, va a cercare ancora Tosun. E noi usciamo con Gnoguri. E praticamente abbiamo preso gol perché Gnoguri voleva puntare il giocatore del Cagliari e non è riuscito a saltarlo. Ancora Boriello viene messo giù. Boriello che torna a Cagliari, un po' fischiato probabilmente dal pubblico. Recuperiamo la palla. Ancora Boriello, se ne vuole andare. Ancora Boriello, non riesce a servire il compagno. Boriello parte lontanissimo dalla porta e vuole andare a servire Lazzari, che ha gamba per farsela tutta quella fascia. Attenzione, Cutrone dentro per Lazzari, che è rimasto e vuole fare la differenza. Non riesce a saltare in sua. Ancora Boriello. Dentro così, bellissima infilata per Viviani. Cutrone, la palla di ritorno. Subotic, ma come Subotic? Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Questo Cagliari è fortissimo. È una squadra allucinante. In sua, Subotic, Tosun, Andy Carroll. Ma perché? Fallo, punizione, Boriello va a cercare Cutrone, subito Cutrone ce la fa, ci arriva, ancora Cutrone in possesso della palla, va a cercare subito Luca Rizzo, Rizzo ancora dentro da Cutrone che non riesce ad andare a conclusione. Comunque è da qualche partita che stiamo veramente prendendo gol subito e poi la riusciamo anche a recuperare, con l'Inter non è andata benissimo, col Toro sì, questa volta spero di portare a casa i 3 punti, ancora Rizzo, largo, va da Cucurella che può mettere il cross, bellissimo sul secondo palo per Lazzari, la palla è lì, Boriello, il palo di Boriello. Come col Toro, perché non è che giochiamo male, assolutamente, riusciamo anche a essere molto propositivi, però dopo non entrano, cioè veramente o i portieri fanno i bambini o becchiamo i pali. Ancora Cutrone, sempre per Cucurella, sempre presente, praticamente come avere Lazzari anche a sinistra, la mette Cucurella, calcio d'angolo. Lazzari, Cucurella, i due esterni che vanno per il cross, Cutrone che
Che colpo di testa! Che incornata possente! La butta dentro! Patrick Cutrone! Ho perso il conto, ma dovrebbe essere il 14esimo in Serie A! Veramente un bomber di razza assurdo col suo numero 10! Sembrava un azzardo questo acquisto a inizio stagione! Sembrava aver speso tantissimo! E l'avevamo spesi tantissimo! Mentre fa riflessioni! Ma si sono rivelati tutti giusti! Fino all'ultimo centesimo! Cucurella mette un gran cross e Cutrone... Boom! Spacca la porta con una testata, con una frustata. Vediamo, e sì, è il 14esimo gol in Serie A. E adesso andiamo a cercare la vittoria. Boriello, attenzione perché Cutrone taglia, lo perde la difesa, ancora Cutrone, in possesso la palla, in area, Cutrone la vuole mettere per Rizzo che non riesce mai a tirare forte, tira sempre pianissimo. Cutrone, dentro così per Rizzo, attenzione, Rizzo vuole guardare la porta e aspettare Cutrone che sta arrivando molto velocemente, la palla per Cutrone, il tiro, la palla, alla porta vuota, e la butta dentro Rizzo, incazzandosela per sfottere un po' gli avversari, ma troviamo il gol del 2-1, questo è l'importante, questo è quello che conta, Luca Rizzo, che è da trequartista, sta facendo benissimo dopo l'infortunio di Quagliarella, si sta ritagliando il suo spazio, sta giocando con continuità e ha anche iniziato a segnare, grandissima azione, grandissima. Rizzo dentro per Boriello, Cutrone non riesce a tirare e poi arriva Rizzo e boh, non lo so, esterno pallonettato, la butta dentro così, brutto, brutto come piace a noi. Il cross a cercare Pavo Gol, Pavoletti, Meret che la tiene lì perché è il 90esimo, 3 minuti di recupero, teniamola ragazzi, giochiamo un po' la palla e cerchiamo di non perderne il possesso. Ancora Lazzari che la tiene dentro così per Rizzo che va da Boriello e subito a cercare Cutrone, c'è anche Cucurella largo, ma cerchiamo Boriello e cerchiamo di andare anche dalla bandierina per portare a casa 3 punti preziosissimi. Ancora Boriello vuole mettere il cross, questa volta lo fa malissimo, ma non c'è più tempo, è finita, missione compiuta, abbiamo battuto una squadra veramente forte, ma l'abbiamo fatto con il cuore che ci sta contraddistinguendo. Ok, adesso va meglio. Ma guardate quanto crescono velocemente i nostri ragazzi. Giocatore ristabilito? Questo è Fabio Quagliarella, me lo sento. E lui è pronto a tornare, ragazzi. Mettiamolo subito almeno in panchina al posto di Bonassoli. E con anche il ritorno di Quagliarella davanti possiamo iniziare a far ruotare della gente. Siamo riusciti a tornare terzi, ragazzi. L'Inter è solamente a una lunghezza da noi e siamo pari al Napoli, che però deve giocare ancora una partita. E noi dovremo vedercela con il Milan, che non sarà sicuramente facile. Il Benevento ha battuto il Napoli intanto. Dopo il gol di Brignoli, addirittura la vittoria sul Napoli per 1-0. È proprio Brignoli, è proprio il Milan, è destino. È tutto collegato e la SPAL vorrà sicuramente fare il risultato. Tra l'altro noi davanti giochiamo con 2 ex Milan e vogliono sicuramente far vedere che hanno sbagliato a non credere su di loro e a cederli. Eccolo qua Boriello che tocca il suo primo pallone, poi serve Cutrone, il suo baby assistito, la dà dentro subito a Boriello che può andare al tiro. Boriello che fucilata con il destro, Cucurella la tiene buona e poi la mette con il destro per Lazzari. Il gioco degli esterni che non funziona. Rizzo che vuole partire, Cutrone che vuole allungare, ce la fa, dietro la difesa, dietro ad Abate, addirittura più veloce, Cutrone se ne vuole andare, fortissimo Cutrone, ancora Padri, colpo di suola, la mette all'indietro per Lazzari, sul secondo palo arriva Viviani, che la tocca di testa Donnarumma. Attenzione, c'è Conti che la mette, bellissima azione del Milan, e Kalinic ci trova il gol dell'1-0, meritata perché... hanno fatto veramente un gran possesso palla sull'esterno, la mette benissimo e Kalinic si fa trovare pronto, 1-0. Ma non è assolutamente finita e non vogliamo che finisca. Lazzari, subito così propositivo, Antonelli che scivola, Lazzari che può prendersi il suo spazio, può andare sul fondo, Lazzari la vuol mettere sul secondo palo dove non c'è nessuno. La teniamo qua, la teniamo su e poi la scarichiamo su Viviani, possiamo ripartire, bellissimo il taglio, subito così per Rizzo, attenzione perché arriva anche Cucurella che serve Cutrone sul filtrante, la palla che viene toccata al difensore del Milan, c'era calcio d'angolo, niente, fine primo tempo. Salomon che serve Lazzari in posizione da trequartista, Lazzari pressato, scarica il pallone, poi ancora qua, Rizzo dentro la verticalizzazione, si appoggia, Viviani! E c'è il gol di Viviani, dopo un ottimo scarico del nostro attaccante, Viviani con il destro o col sinistro, non ho capito, ma indifferente, tanto lui tira benissimo con tutti e 2 i piedi, verticalizzazione ancora dentro, chiede l'1-2, se ne va Viviani, il tiro boom con il sinistro e Donnarumma non la può prendere, 1-1, partita pareggiata e adesso alla ricerca del gol vittoria. Già il quinto gol in Serie A per Viviani, ci sta veramente facendo una gran stagione, c'è Cutrone contro tutti, praticamente un 3 contro 3, Cutrone ancora che porta la palla, ancora Cutrone che fa sportellate, la mantiene il possesso, poi si appoggia così a Rizzo, c'è Viviani ancora per la doppietta Donnarumma. Boriello che vuole andare benissimo così per Lazzari, Lazzari può crossarla in mezzo, c'è Economou! Cosa ha parato Donnarumma? Cosa gli ha preso e perché Economou era lì?
E poi ancora Lazzari che può scendere. Antonelli non ci sta capendo niente. Non l'ha mai visto. Cucurella non riesce ad andare al tiro. Borriello lo stop, il tiro, il gol. Non ci credo. Il gol dell'ex di Marco Borriello con il sinistro nel momento più inaspettato, nel momento in cui eravamo anche un po' più stanchi, non ce la facevamo più. Ma lo trova, il gol che potrebbe essere vittoria, potrebbe essere tre punti importantissimi per consolidare il secondo posto in classifica. La Juve ormai è un lontano ricordo perché là in alto non si può mai più raggiungere, ma la SPAL può qualificarsi alla Champions League al secondo posto. Cucurella va a saltare, Borriello la stoppa e la tira perfettamente così, con un cutrone che un po' disturba Donnarumma, ma non ci interessa perché guardate dove l'ha ficcata. 2-1, Marco Borriello. C'è Viviani che vuole portare avanti questa ripartenza. Attenzione, guardate il Milan quanto è scoperto. Ancora Viviani, praticamente un 3 contro 1. Dentro così per Rizzo, che si appoggia a Quagliarella, che è appena tornato e trova il gol. Appena arrivato, dopo mesi di infortunio, trova il 3-1. Finale, mette il punto esclamativo su questa partita e va a esultare dopo un contropiede facilissimo, perché il Milan era tutto davanti. Va bene che sta perdendo, ma difendere un solo uomo con una SPAL così forte mi sembra pazzesco. Bellissimo quando spostiamo la palla e bellissimo gol di Quagliarella. Finalmente è tornato anche Fabio. È tornato anche Fabio. Ancora dentro per Cutrone, che non ha ancora messo il punto esclamativo sulla sua partita. Cutrone vuole andarsene, vuole fare il pallonetto, ma Donnarumma è alto per sempre. La recupera Bonucci, che vuole andare, ma non c'è più tempo. La SPAL ha battuto il Milan per 3-1. E allora possiamo allenare ancora una volta i nostri giovani per potenziarli oltre il loro limite massimo. E mentre avanziamo ci sarà una piccola pausa. Iniziate a scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa carriera e mettete tanti like. C'è il Napoli ad andare a affrontare, scontro diretto, praticamente a pari punti, anzi no, siamo un punto dietro al Napoli, quindi ci servono assolutamente 3 punti o perlomeno non perdere. Anche perché con gli scontri diretti stiamo facendo un po' fatica, ma sono sicuro che con questa squadra e questi giocatori faremo benissimo. Tanti mi piace ragazzi, arriviamo almeno 2000.